Abbiamo un'altra testimonianza in merito ad un'operazione avvenuta con la chirurgia robotica. Una mamma e una figlia di cui proteggiamo l'identità, le chiameremo Anna e Maria, e sarà proprio la madre per sua voce a raccontarci questa esperienza. E dunque, la bimba ha avuto una diagnosi recente di presenza di una cisti addominale che andava rimossa. Trattandosi comunque di una bambina, la mia preoccupazione era che l'intervento da farsi fosse il meno invasivo possibile. E quindi mi sono rivolta a degli specialisti che mi hanno indicato, nella persona del professor Esposito, la persona giusta che potesse trattare la situazione della mia bambina. E quindi la scorsa settimana siamo arrivate nel reparto del professor Esposito e la bimba è stata sottoposta ad un intervento in chirurgia robotica giovedì. E ora stiamo per andare a casa. L'intervento non è stato invasivo, la degenza è stata condotta dal personale del reparto diretto dal professore con una grande professionalità, delicatezza nei confronti della bambina, ma anche dei genitori in genere che accompagnano, la degenza dei minori nel reparto. E quindi diciamo che è stata, la persona giusta che potesse trattare, la situazione da risolvere della piccola, ma anche la psicologia di chi l'accompagnava, assieme a tutto lo staff del reparto. Ci siamo sentite accolte entrambe. Lei non ha sofferto nel post-operatorio, ha avuto una ripresa molto rapida e non ha vissuto il ricovero che per lei è stato il primo ricovero della vita, come un fatto traumatico, perché c'è stata sempre una grande attenzione alla cura della sensibilità infantile e quindi mi sento di valorizzare questo reparto di eccellenza e la professionalità del professore Esposito e di tutti quelli che lavorano con lui, perché spesso ci si rivolge, insomma, pensando di trovare le persone giuste fuori dal territorio cittadino ad ospedali che siano lontani dalla propria abitazione, dal proprio domicilio, con tutto quello che poi questo comporta per lo spostamento, per il trasferimento della persona che deve sottoporsi all'intervento. E invece mi sento di dire che poco distante da casa, perché noi non siamo molto lontani da questa struttura dove la mia piccina è stata ricoverata e curata, abbiamo trovato quello che forse per anni ho immaginato stesse lontanissimo da qui. E basta solo informarsi presso le persone giuste, chiedere consigli a dei professionisti di cui ci si fida, per essere certi di poter trovare a Napoli delle eccellenze che probabilmente il mondo ci invidia e neanche si sogna. Questo mi sento di dire. Il tuo è un bellissimo messaggio. Noi di RCS Salute siamo sempre pronti a divulgare la buona sanità campana che c'è, che esiste, che rientra nella buona sanità nazionale, che noi difendiamo in maniera sentita, partendo dal presupposto che la salute sia unica e non conosce differenze geografiche. Volevo chiederti quando hai scoperto del problema di tua figlia e soprattutto come l'hai gestita, cioè in maniera autonoma, ti sono state date delle indicazioni, ti sei documentata così le altre mamme che ci stanno ascoltando magari possano prendere esempio da come ti sei comportata tu? Noi l'abbiamo scoperto forse nel periodo più infelice in cui si potesse scoprire una cosa del genere, cioè l'abbiamo scoperto praticamente a febbraio e a distanza di un mese dalla scoperta di questa situazione è scattato il lockdown, quindi non ci siamo più potute muovere e abbiamo necessariamente dovuto attendere almeno i 3 mesi, insomma, dovuti per poter approfondire questi esami all'esterno, ridurre eventualmente i tempi di permanenza nel ricovero ospedaliero per poi attivarci a giugno presso uno specialista che ci ha poi indirizzato in tempi brevissimi. Noi a giugno in realtà ci siamo
messe in lista presso la struttura ospedaliera e a luglio, il 23 luglio, è stato fatto l'intervento alla piccola, quindi anche in tempi piuttosto brevi, se si considerano le misure e i protocolli Certo. restrittivi che questa situazione così particolare e straordinaria impone a causa del Covid. E nonostante questo, nonostante ci siano state delle difficoltà oggettive da superare, da gestire, legate per esempio al ricovero di una persona alla volta nelle stanze, piuttosto che a due per i motivi di distanziamento che conosciamo, i tempi di attesa sono stati brevissimi. Oltre alle patologie renali malformative, la chirurgia robotica ha delle indicazioni per quanto riguarda la rimozione di masse addominali di natura da determinare. Grazie alla chirurgia robotica, tale masse vengono resecate. Noi utilizziamo dei vessel sealer che sono dei device che permettono di fare la sintesi dei tessuti ed evitano assolutamente il sanguinamento, quindi il paziente non perde un cc di sangue. La massa viene asportata, viene messa in un sacchetto, in un endobag e viene asportata attraverso l'ombelico. Quindi sia una chirurgia sicura, veloce, senza complicanze, ma soprattutto senza cicatrici, perché asportando la massa dall'ombelico la paziente non ha cicatrici e questo è particolarmente importante nelle pazienti di sesso femminile. E il vantaggio della chirurgia robotica inoltre è quello di avere una degenza breve, indolore e i pazienti dopo pochi giorni dall'intervento possono andare a casa senza sequele.